Homer Wells cresce in un orfanotrofio dove trascorre la sua infanzia cercando di essere utile come assistente medico del direttore, il dottor Phil Burlarce, la cui storia è raccontata in un flashback. Dopo una disavventura traumatica con una prostituta, Wilbur ha voltato le spalle al sesso e all'amore, scegliendo invece di aiutare le donne con le loro gravidanze indesiderate a partorire per poi tenere i bambini in un orfanotrofio, ok? Quindi mantiene una distanza emotiva dagli orfani in modo che possano passare più facilmente a una famiglia adottiva, ma quando diventa chiaro che Homer trascorrerà tutta la sua infanzia nell'orfanotrofio, Wilbur addestra l'orfano come ostetrico e poi arriva a amarlo come un figlio, ok? Le vite di Wilbur e di Homer sono complicate dal fatto che Wilbur è anche segretamente un abortista. Quindi Wilbur è arrivato a questo lavoro con riluttanza, ma è spinto dal aver visto gli orrori delle operazioni che si fanno nei vicoli, appunto, per gli aborti. Homer, dopo aver appreso il segreto di Wilbur, lo considera moralmente sbagliato. Da giovane Homer fa amicizia con una giovane coppia, Candy Kendall e Wally Worthington, che vengono a St. Cloud per abortire. Homer lascia l'orfanotrofio e torna con loro, insieme a loro a Ocean View Orchards, che è il frutteto della famiglia di Wally, vicino alla costa del Maine. Wally e Homer diventano migliori amici e Homer sviluppa un amore segreto per Candy. Wally parte per prestare servizio nella seconda guerra mondiale e il suo aereo viene abbattuto in Birmania. Si presume che sia scomparso o sia morto, ma Homer e Candy credono entrambi che sia morto e vanno avanti con le loro vite, il che include l'inizio di una relazione tra i due. Quando Candy rimane incinta, tornano all'orfanotrofio di St. Cloud dove nasce il loro figlio di nome Angel, ok? Quindi Wally viene ritrovato però in Birmania e torna a casa, non è morto. È paralizzato però dalla vita in giù. Può ancora avere rapporti sessuali, ma è sterile a causa di un'infezione contratta in Birmania. Mentre la famiglia sui genitori di Angel, sostenendo che Homer ha deciso di adottarlo e che sia un orfano. Wally e Candy si sposano poco dopo, ma Candy e Homer mantengono la loro relazione, che dura circa 15 anni. Molti anni dopo, l'adolescente Angel si innamora di Rose, che è la figlia del capo lavoratore migrante del frutteto di mele. Rose rimane incinta di suo padre e Homer le pratica un aborto, quindi Rose gli viene fatto violenza dal padre e Homer la fa abortire. Homer decide di tornare all'orfanotrofio dopo la morte di Wilbur per lavorare come nuovo direttore. Sebbene mantenga la sua avversione per gli aborti, continua l'eredità del signor Larch di onorare la scelta dei suoi pazienti e sogna il giorno in cui gli aborti saranno gratuiti, legali e sicuri, quindi non si sentirà più obbligato a fornirli, ok? Il nome Le regole della casa del Sidro si riferisce all'elenco delle regole che i lavoratori migranti dovrebbero seguire nella piantagione di Candy e Wally. Tuttavia, nessuno di loro sa leggere, sono completamente ignari delle regole che sono state pubblicate, sono rimaste ripubblicate per anni senza che nessuno le seguisse, ok? C'è una sottotrama che segue il personaggio Melanie, che è cresciuto insieme a Homer nell'orfanotrofio. Prima ragazza di Homer in una relazione di circostanza, e dopo che Homer ha lasciato l'orfanotrofio, lo fa anche lei nel tentativo di cercarlo e trovarlo, e alla fine diventa un elettricista come si dice, fa questo lavoro, insomma. Melanie è una donna estremamente stoica che rifiuta di sporgere denuncia contro un uomo che le ha brutalmente rotto il naso e il braccio in modo che poi possa vendicarsi da sola. È il catalizzatore che trasforma Homer e lo toglie dalla sua posizione di comodità, cioè quella posizione che si era creato nella piantagione. E il catalizzatore del fatto che lui torna all'orfanotrofio come sostituto di Larch, ok?